Salve, signor Martinez. Si sieda pure. Grazie, signore. È stato molto produttivo questo primo mese. Ottimo lavoro. Le sono grato per questa opportunità. La ragione per cui l'ho fatta chiamare è che sto cercando un altro supervisore che controlli l'inventario e la spedizione. Maggiore responsabilità, ma la paga è più alta. La cosa potrebbe interessarla? Sì, certo. Ma prima di prendere una decisione definitiva vorrei che facesse un turno in quel reparto la prossima settimana. Questa è una lista di 17 casse da imballaggio. Una di queste casse andrà in un altro magazzino. Signor Martinez, quando farà l'inventario? Vorrei che registrasse l'arrivo di 16 casse. Ne arriveranno 17, ma lei vuole che ne scriva 16? Sì, esattamente. La cassa in più è destinata a un'altra cosa. Lei è nella mia squadra, giusto? Perché non posso fidarmi di persone che non la pensano in questo modo. Facciamo così. Stanotte ci pensi e mi dia una risposta domattina. Facciamo alle 10, ok? Ma vorrei sapere se ci tiene a questo lavoro. Buonasera, signora. Questo lavoro è necessario. Quest'anno per la prima volta potremo pagare le bollette. Lo so, ma è stato molto chiaro. Se non faccio parte del gruppo, lui non mi vuole lì. Forse non ha tutti i torti. Considera anche questo. È il proprietario della fabbrica. Mi ha chiesto di certificare informazioni false. Mi ha chiesto di mentire. Quando devi dargli una risposta? Domattina alle 10. Javi, se ti licenzi, allora promettimi che mi chiamerai. Se non lo farai, allora capirò che è tutto ok. Harry, non voglio che torniamo come prima. Buongiorno. Buongiorno, signor Martinez. Come va oggi? Bene, grazie. E lei come sta? Ancora non lo so. Prego, si accomodi. Avrà avuto modo di riflettere sulla nostra conversazione di ieri? Sì, certo, signore. E che cosa avrebbe deciso? È della mia squadra? Signor Tyson, sono molto felice di lavorare qui. Ma non posso fare quello che mi ha chiesto. E perché mai? Perché è sbagliato, signore. E sarebbe un disonore per me e la mia famiglia mentire per un rapporto. Sa cosa può comportare questo per il suo lavoro? Sì, signore, lo so. Javier, posso stringerle la mano? Mi ha appena dato la risposta che volevo. Cercavo qualcuno per l'inventario e le spedizioni e francamente lei era l'ultima persona della mia lista. Ma voglio qualcuno di cui fidarmi. Accetta questo impiego. Avrà un aumento di stipendio. Sarebbe un onore, signore. Bene, allora questo posto è suo. Ora Walter si occuperà di tutti i dettagli con lei e la presenterò al gruppo lunedì. Congratulazioni, Javier. Oh, Javier. Grazie per la sua vita. È rara. Complimenti, Javier. Dopo 6 tentativi stavo perdendo le speranze.